Ci sono luoghi sul pianeta Terra che dobbiamo ancora esplorare. Luoghi in cui c'è ancora tantissima biodiversità da scoprire. Come qui, nelle foreste tropicali delle montagne tanzaniane. Sono venuto fin qui assieme ai colleghi malacology, gli scienziati che studiano i molluschi, che hanno organizzato una spedizione alla ricerca di lumache e limacce. Eccoci qua. Allora, come stanno andando le cose? Avete trovato qualcosa di interessante? Stiamo raccogliendo campioni di lettiera di terriccio che poi analizzeremo in laboratorio. Benissimo, ma riusciremo a tornare al campo base prima che faccia notte? Intendi in ufficio da te? Sì, in effetti non vi ho detto proprio tutta la verità. Non siamo nel cuore dell'Africa, ma a Trento, nella serra tropicale del Muse. Ma loro sono davvero dei malacologi e hanno davvero scoperto qualcosa di interessante. Allora, eccoci, raccontateci della vostra ricerca. Siamo qui al Muse perché è una delle aree di studio del nostro progetto di ricerca che riguarda anche altri musei scientifici dotati di serre, di orti, ma anche altri orti botanici come ad esempio il Giardino della Biodiversità dell'Orto Botanico di Padova. La nostra area di indagine è quella della xenodiversità dei molluschi terrestri e di acqua dolce, quindi quella componente della biodiversità caratterizzata dalla presenza di organismi alieni. E come ci arriva questa diversità? Beh, spesso in maniera del tutto accidentale, con il trasporto ad esempio di terriccio oppure con il trasporto di piante esotiche come quelle che troviamo appunto nelle serre e negli orti botanici. E come viene studiata questa diversità? La studiamo con i metodi di campionamento che utilizziamo di solito in malacologia, quindi una ricerca visiva per le specie di medie e grandi dimensioni e poi raccogliamo anche una parte di terriccio e di lettiera che poi smistiamo in laboratorio. Però qui al Muse, nella serra tropicale, c'è stata una scoperta particolare. Sì, sia a Trento che in altre città d'Italia abbiamo trovato numerose specie aliene, di cui alcune mai segnalate prima in Europa. Ma a Trento in particolare un qualcosa di ancora più speciale è stato trovato perché una piccola lumaca che abbiamo trovato nella serra tropicale è risultata appartenere a un gruppo poco diffuso di molluschi terrestri e sostanzialmente a una specie sconosciuta alla scienza. Si tratta appunto di una lumaca di massimo 2 cm di lunghezza della famiglia dei ratuisidi, che è una famiglia poco diffusa e anche poco studiata che troviamo dall'Asia orientale fino all'Australia. L'origine di questa specie che abbiamo trovato è ignota, non sappiamo da quale parte di questo areale possa provenire. Si tratta di una scoperta abbastanza eccezionale. Ok, e quando si scopre una nuova specie le si attribuisce un nuovo nome, giusto? Esatto, in questo caso abbiamo deciso di chiamare questa specie Barkeriella museensis. Il nome del genere è dedicato al malacologo neozelandese Gary Barker, mentre invece il nome della specie è ispirato proprio al vostro museo, museensis appunto, è dedicato alla vostra istituzione. La ricerca scientifica condotta dai musei porta routinariamente alla scoperta di nuove specie, quali esito dell'esplorazione territoriale. Nelle nostre collezioni sono conservati gli esemplari di riferimento per la descrizione di nuove specie, i cosiddetti olotipi. Questa volta tuttavia un museo diventa luogo, territorio di ricerca di nuove specie. Sono circa 18.000 le nuove scoperte ogni anno. Di queste la grande maggioranza proviene da luoghi ad alta concentrazione di biodiversità, come ad esempio i tropici, o solo parzialmente esplorati, come i fondali oceanici. Ma c'è biodiversità da scoprire tutto attorno a noi, anche nei luoghi che pensiamo di conoscere meglio, come una manciata di terriccio in una serra tropicale di un museo frequentato da migliaia di visitatori all'anno.